Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Vogliamo così radunarci questa sera, nell'antivigilia del Natale, perché per la notte del Natale ognuno andrà alla propria parrocchia, cioè alla propria comunità parrocchiale. Però è bene che noi, che ci sentiamo comunità, abbiamo un momento per stare insieme e scambiarci gli auguri davanti a Dio. L'augurio di questa sera è che Gesù sia veramente il bambino che nasce in mezzo a noi. Ci è stato dato un figlio, e in questo figlio noi viviamo il più grande evento della storia del cosmo, perché il bambino che è nato in mezzo a noi è uno della Trinità, che si è vestito di carne umana per camminare con gli uomini e salvare in sé gli uomini, facendoli figli del Padre, facendoli fratelli tra di loro. È l'evento più grande che noi possiamo immaginare, ed è all'insegna di questo evento che noi questa sera ci raduniamo qui per celebrare il Natale del Signore e il nostro Natale in Lui. Perché a nulla vale che Cristo sia venuto a nascere qui sulla terra se poi ogni singolo uomo non nasce in Lui. Allora questa sera siamo qui, la comunità, per celebrare la nascita del Signore e la nascita in Lui di ciascuno di noi, per essere in Lui una comunità di amore. Una volta che noi nasciamo in Lui abita lo Spirito, e Lui abita la pace, abita la gioia. E pertanto noi in Lui, e soltanto in Lui con la nuova nascita, potremo avere la pace, la gioia, la vita divina. E con questo preambolo che noi questa sera, nella gioia del Signore, mettiamo ai piedi di Gesù tutti i nostri peccati e ci lasciamo purificare dalla lascivia del lavandaio e dal fuoco del saggiatore, del fonditore, perché possiamo offrire a Dio un'ostia pura e santa. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Noi facciamo eccezione stasera e vogliamo cantare il Gloria perché siamo nel clima natalizio. Il Gloria degli angeli sul campo dei pastori risuona qui in questo campo di pastori che siamo un po' tutti noi, gli uni per gli altri. Siamo pastori di grazia. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, e ormai davanti a noi il Natale del tuo Dio, ci soccorra nella nostra indegnità il Verbo che ti è fatto uomo nel seno della Vergine Maria e si è degnato di abitare tra noi.
Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore Dio: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. L'angelo dell'alleanza che voi sospirate, ecco viene, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare. Purificherà i figli di Levi. Li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converte il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio. Parola di Dio. Vi leggiamo questa pericope che ci viene proposta del profeta Malachia. Il Signore ce la propone questa sera e ci dice che egli manda un messaggero in mezzo a noi, il messaggero Giovanni. Nel messaggero è chiunque annunci il Signore o prepari la via del Signore. Tutti dobbiamo essere messaggeri. Messaggeri che annunciano la venuta del Signore. Il Signore viene nel fuoco di Elia. Giovanni prepara la venuta del Signore. Questa sera dobbiamo preparare la venuta del Signore. L'angelo di Yahweh, che poi è il Verbo di Dio, è Yahweh in missione. Dio che manda, vieni in mezzo a noi per salvare, per fare di noi un'ostia pura e santa, un sacrificio gradito a Dio, per fare di noi una unità, convertire il cuore dei padri verso i figli e i figli il cuore dei figli verso i padri. Perché il Signore ha bisogno di un'oblazione monda e pura, come i tempi antichi. E per questo il Signore vuole purificarci. Siamo in purificazione. La nostra comunità è in purificazione.
Questo ci fa piacere, perché è il Signore che purifica. Siamo nelle mani del Signore. Egli ci lava con la lascivia delle lavandai. Egli ci mette nel crogiolo con il fuoco del fonditore. Non dobbiamo né meravigliarci e neanche dolerci che il Signore ci lavi e il Signore ci affini mediante il suo spirito che acqua sotto un certo aspetto, sotto un altro aspetto il fuoco. Gesù, l'angelo di Yahweh, ci lava con l'acqua, ci brucia con il fuoco, l'acqua dello Spirito, il fuoco dello Spirito. Lasciamoci purificare, come persone e come gruppo, perché dice la Scrittura che un terzo sarà salvato, però passerà per il fuoco, passerà per le mani di colui che purifica. Però questo resto di Israele diventerà il suo popolo, che offre al Signore l'oblazione monda, pura. Quelle che gli desidera, quelle dei tempi antichi, chiediamo al Signore di lasciarci purificare, cioè di lasciarci lavare dall'acqua dello Spirito, di lasciarci fondere dal fuoco dello Spirito, in modo che le nostre infermità spirituali siano portate fuori, lontano, in modo che le nostre scorie vengano ad essere scorticate da noi e il metallo bello, nobile, possa apparire in tutta la sua lucentezza. Ecco, il Signore viene. Questa sera è un momento di purificazione, un momento in cui passiamo sotto le mani dell'angelo di Yahweh, sotto le mani di Gesù, che mediante l'acqua del suo spirito ci lava, mediante il fuoco del suo amore ci purifica. Domani è Natale, domani è giorno di festa, giorno di gioia, domani noi offriremo l'ostia pura, santa e immacolata, come nei tempi antichi. E questa oblazione sarà accetta al Signore. Chi salerà il monte del Signore che ha mani pure, cuore innocente? Ed è per questo che l'angelo di Yahweh questa sera vuole purificarci. Fratelli e sorelle, ecco la mia voce, ecco la mia parola, lasciamoci lavare dal Signore, lasciamoci fondere dal Signore. Il Signore sa quello che fa. Il nostro gruppo è il gruppo del Signore. Non l'ha fondato nessuno. È lo Spirito Santo che ha radunato questo gruppo, perché vi abiti il Signore. Il Signore abiterà in mezzo a noi, un popolo umano, un povero,
ossia il popolo che egli ama. Amen. E adesso leviamo il capo, alziamo lo sguardo in alto, e vicina la nostra salvezza, il Salvatore viene. Ecco il Salmo responsoriale. Leviamo il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia e si rallegravano con lei. All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: non si chiamerà Giovanni, le dissero, non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati e in quel medesimo istante gli si aprì la bocca, gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo il Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Coloro che le udivano le osservavano in cuor loro. Che sarà mai questo bambino, si dicevano. E davvero la mano del Signore stava con lui. Parola del Signore. Altri minuti per riflettere sulla parola del Vangelo. Giovanni, proprio nella vigilia del Natale, la liturgia ci presenta la figura di Giovanni, il precursore. Quando nasce ci sono due madri,
la madre naturale e la madre spirituale. Elisabetta, madre naturale, Maria, madre spirituale. Il primo figlio spirituale di Maria porta tutta la carica della madre, non tanto di quella naturale, quanto di quella spirituale. Perché è santificato nel grembo materno, ed è Gesù, attraverso sua madre, che lo porta in grembo, che santifica Giovanni. E imprime in Giovanni i suoi sentimenti, trasfondi in Giovanni i suoi sentimenti, perché è il primo figlio spirituale che nasce, colui che deve annunciare la venuta del figlio che essa porta in grembo, Gesù. Io vorrei sostare un momento sull'emozione di Maria quando vide Giovanni, il bambino. Il Vangelo tace, si parla di Zaccaria, di Elisabetta, ma certamente essendo Maria lì presente, io voglio pensare all'emozione di Maria, che sapeva tutto, e che sentiva per Giovanni, per il figlio di Elisabetta, un particolare trasporto, perché c'era un legame misterioso tra lui, Gesù, che portava in grembo, e Giovanni che nasceva. Il fuoco dello Spirito dovette avvampare il cuore di Maria. Questo è il primo momento che preludeva l'altro momento, il momento più bello, penso, quello di Maria, quando vide Gesù nella nascita. Maria certamente sapeva che quel figlio che dava la luce era Dio. Era l'Emmanuel, il Dio con noi. La curiosità di Maria, ma non è curiosità nostra, è una curiosità divina. Voleva vedere quale volto avesse Dio, una volta che si vestiva di carne umana e appariva col volto dell'uomo. Quale non fu l'emozione di Maria quando, guardando Gesù suo figlio, scoprì in Gesù il suo volto. Trasalì Maria. Quel bambino, Dio, aveva il suo volto, il volto di Maria. Dio aveva preso il volto di Maria,
il volto suo. Dio compariva come lei. Lei si sentì come se fosse Dio, divinizzata nel volto del figlio, il volto del bambino e nel volto suo, perché non c'era mescolanza, era tutto carne sua, fatta dallo Spirito, nella forza dello Spirito. Quale momento bello, di profondissima emozione che noi non possiamo neanche immaginare. Quale trasalimento, quando Maria, volendo sapere qual è il volto di Dio, una volta che si faceva carne, si accorse che aveva preso il suo volto. È interessante, perché Gesù prende il volto nostro, prende il volto dell'uomo, prende il volto di ciascuno di noi. Maria penetrò in quel volto e fu la prima a vedere il suo volto. In Dio, quel bambino era Dio, e lei era in quel bambino Dio, guardava con gli occhi suoi, rideva con gli occhi suoi, era Dio che guardava con gli occhi di Maria, sorrideva con le labbra di Maria. Maria, trasalendo di gioia, si buttò per terra, abbracciò il suo Dio, prima che il suo Dio, e sentì beato. Quel momento di Maria si trasforma in noi. Anche noi prendiamo il volto di Dio, perché egli rivive in ciascuno di noi. E qui entriamo nel mistero del Natale. È il Natale di Dio in ciascuno di noi. Noi prendiamo il volto di Dio, Dio prende il volto nostro. E il cristianesimo, fratelli e sorelle, è questo. Il cristianesimo non è una religione, e neanche semplicemente una fede. Ma il cristianesimo, quel che noi siamo chiamati a vivere, è un fatto. Non è una religione, non è tanto una fede, quanto un fatto. E quale fatto è il cristianesimo? Che Dio si è fatto uomo, che è venuto dal cielo sulla terra e si è fatto uomo. L'Eterno è entrato nel tempo. Colui che i cieli e tutto il cosmo non possono contenere, si è fatto abitante di questo spazio terreno. Questo è l'evento, questo è il fatto che noi viviamo. Non è tanto una religione l'essere cristiani, non è tanto una fede religiosa l'essere cristiani, ma l'essere cristiani
è un fatto avvenuto, ma che ci coinvolge tutti, perché tutti noi siamo nati nuovi in Lui, creature nuove. Questo è il patto che ci coinvolge. Siamo nati Dio in formazione in colui che è venuto dal grembo del Padre e si è fatto uomo. Si è fatto uomo perché noi diventiamo Dio. Ed essere cristiani e vivere questo fatto, se noi viviamo questo fatto, sì che siamo cristiani, ma se non viviamo questo fatto, essere cristiani può essere una religione, l'una come l'altra, può essere una fede, soltanto fede, l'una come l'altra, ma l'essere cristiani è questo fatto, che Dio si è fatto uomo come me, come te, che Dio è nato in me e in te, e tu in Lui sei diventato potenzialmente Dio, per cui la tua patria non è più la terra, ma la patria è il cielo. La tua stirpe non è stirpe umana soltanto, ma diventa stirpe divina. E tutti non siamo divisi tra di noi, ma siamo uno in Lui. Siamo unità in Lui. Siamo fratelli gli uni degli altri, figli dell'unico Padre. Questo è essere cristiani. Vivere questo cristianesimo e vivere il Natale del Signore. Oggi il Natale per tanti è un Natale di festa, è un Natale pagano, ma per noi cristiani rinnovati nello spirito è un Natale vero. Soltanto se viviamo questo fatto e siamo coinvolti in questo fatto, soltanto se il Natale di Cristo è il Natale nostro, il Natale al cielo, il Natale alla vita divina, per cui muta la nostra sorte. Dio si è fatto carne, si è fatto carne. E come dice un padre della Chiesa, caro fatus est, utilizia carne, destruere. Cioè, Dio si è fatto carne per distruggere i vizi della carne, cioè per distruggere e redimere il male della carne umana. Dio si è fatto carne, per cui il Natale è la carne di Gesù, carne nostra tratta da Maria, che noi celebriamo. La carne divina, divinizzata, e in Lui la nostra carne, il nostro corpo, viene divinizzato. La divinità, come dice la Scrittura, abita corporalmente in Cristo Gesù. Per cui Dio prende un corpo umano, diventa carne umana, la carne nostra,
diventa così la carne di Dio, perché tutti noi formiamo l'umanità di Cristo. E Cristo rivive in ciascuno di noi, e noi riviviamo in Lui. Questo è vivere la fede cristiana, la vita cristiana, il mistero cristiano. Non è una morale il cristianesimo, e neanche una dottrina, e neanche una religione, neanche una semplice fede, ma è un fatto, come vi dicevo, un fatto. E questo fatto si chiama Cristo, Dio manato, Verbo fatto carne, è un patto di carne. Chiediamo al Signore di penetrare questo mistero e di vivere questo mistero, o meglio di lasciarci vivere da questo mistero nella luce e nella forza dello Spirito Santo. Lasciamoci trasformare, perché l'uomo che non si trasforma non è cristiano. L'uomo che non rivive in Cristo Gesù non è cristiano, non è nato ancora, perché la vera nascita che avviene per mezzo del battesimo è la nascita ad essere nuove creature, creature divine. Benediciamo il Signore questa sera. Basta questa semplice idea, questo solo pensiero, perché questo pensiero diventi vita in noi, diventi vita trasformante. Deve essere trasformato il nostro pensiero, il nostro sentire, il nostro essere. Siamo tanti, siamo divisi, perché ognuno nasce da sua madre secondo la carne umana, ma secondo la carne divina tutti siamo un solo uomo, tutti siamo Cristo Gesù. Ora Cristo non è diviso, Cristo è uno. Dice Giovanni, chi divide il Cristo è anatema. Cristo è uno. Se noi non siamo uno e dividiamo il Cristo, lo uccidiamo. Vogliamo che Cristo sia il Cristo vivo? Siamo unità in Lui. Unità di amore. Cade il mondo. Cade il mondo. Ma dobbiamo essere unità di amore, in Cristo verità di Dio, in Cristo verità di Dio. Accettiamo Cristo e rinasciamo in Lui, creature nuove. Viviamo così il mistero del Santo Natale, che questo gruppo, questa comunità, rivive il Santo Natale. In questa comunità, fa che apriamo gli occhi e ti vediamo, Signore Gesù, ti rivediamo nel volto dei morti fratelli. Signore, mostraci come questo sia il ritornello. Signore, mostraci come qualche preghiera spontanea. Oh Gesù, che io vedi il tuo volto nel volto di ogni mio fratello, di ogni mia sorella, e mi avvicino a lei, a lui,
e dica: ti riconosco, oh Gesù, ti rivedo Gesù, ti accetto Gesù, che vivi nel fratello, nella sorella. Ritornelle, mostrami Signore il tuo volto. Signore, fa che io non disprezzi nessuno, perché sei tu. Signore, fa che nel povero che bussa alla porta, nella vecchierella che chiede l'elemosina, nello sciancato che chiede una preghiera, nel depresso che grida, io vedo il tuo volto, io sento il tuo grido. Signore, illumini i miei occhi, perché io vedo, io sono cieco, Signore, dammi la vista, Signore, e mostrami il tuo volto. Signore, nel fratello che è arrabbiato, nella sorella che è sconvolta, e grida a me perché non ha avuto l'amore, perché non è stata guardata con amore, io sento il tuo grido, io sento la tua angoscia, ed io rivedo il tuo volto. Per questo, Signore, io ti prego, mostrami il tuo volto. Signore, che io ti vede nel bambino che gioca, nel bambino che è sulle braccia della mamma, e mi è facile, Signore, vederti, ma che io ti vedo nell'uomo peccatore, nella donna peccatrice, che ti riveda, Signore, che io vedi il tuo volto, che io mangi con l'uomo peccatore, con la donna adultera, che io mi sieda accanto a lei, che cerchi il tuo volto nella prostituta, che io cerchi il tuo volto in qualunque uomo cattivo che mi grida o mi sogghigna, che io cerchi il tuo volto, perché a furia di cercarlo nella luce della fede lo troverò, e tu mi guarderai dal volto della prostituta, dal volto del peccatore, dal volto del fratello adirato, dal volto di colui che mi odia e mi fa dei sogghigni. Signore, fa che io scopri il tuo sguardo in tutte queste persone, e mostra anche in queste persone il tuo volto. Signore, fratelli e sorelle, qualcuno di voi che dica pure una parola. Mostraci il tuo volto, Signore. Mostraci il tuo volto, Signore. Signore, ti chiediamo questa sera, questa nostra vita venga trasformata. Signore, intervieni nella nostra vita, nella vita di ogni giorno, quando è difficile essere, dimostrare che tu sei nato dentro di me. Intervieni, Signore, in questo nostro cambiamento di vita.
intervieni nella vita di ogni giorno, Signore, quando dobbiamo fare, dobbiamo essere davvero, Signore, cristiani autentici. Intervieni quando la nostra testimonianza si è annacquata, quando la nostra fede diventa incredula. Signore, intervieni, perché davvero possiamo diventare uomini o signore donne che sono state generate da Te, per mezzo di Maria, nello Spirito Santo. Signore che dai la vita, questa sera vogliamo chiedere su tutti noi la potenza del Tuo Spirito, perché intervenga, e così come ha agito nella Vergine Maria, agisca su di noi e ci faccia generare nel cuore il Cristo che è amore per tutto e per tutti. Vieni lo Spirito Santo. Signore, Maria nostra madre disse una parola e l'angelo risposto con l'altra parola: nulla è impossibile a Dio. Noi crediamo a questa parola: nulla è impossibile. Nulla è impossibile a Te, oh Signore. E noi speriamo tutto, Signore, perché tutto è possibile a Te. Non c'è nessuna cosa impossibile a Te. Fa che noi non disperiamo mai, fa che noi non ci arrendiamo mai, perché Tu non ti arrendi mai. Tutto è possibile a Te, ed è su questa parola che noi fondiamo la nostra sicurezza, la nostra gioia del domani. Tutto è possibile a Te, perché tutto Tu puoi. Tutto Tu puoi. O Signore, ci affidiamo a Te questa sera e Ti diciamo: Signore, cambia la nostra vita. Signore, trasformaci. Tutto è possibile a Dio. Tutto è possibile a Te. Quello che è impossibile a noi è possibile a Te. Ed è in questa fede che noi ci affidiamo. E ancora una volta proseguiamo nel santo sacrificio, come si trasforma il pane nel tuo corpo, il vino nel tuo sangue, così qualunque male si può trasformare in bene, qualunque cosa negativa si può trasformare in un bene meraviglioso. Questa è la nostra fede. Ed è in questa fede che noi celebriamo il sacrificio a Te gradito. Vi ho regalato un tantino. Vediamo se qualcuno che lo distribuisce così prima della consacrazione. C'è un tantino per gli anziani e un tantino per tutti. Vengono a prendere questo tantino. Ognuno per conto proprio gli anziani. Vengono. Quelli che hanno almeno 10 anni di cammino. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, nell'unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore e il tuo ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che affidano alla tua clemenza. Ammettiti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono aggredite, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La luce del Padre prende su di noi il volto del Padre, risplende nel Figlio, e tutti nel Figlio siamo figli. Il riflesso del Figlio di Dio è su ciascuno di noi, che il Padre, guardandoci, dica come là sul tavolo o sul fiume Giordano: ecco il mio Figlio diretto, in cui ho posto la mia compiacenza. Che il Padre si compiaccia di noi, ma rivede in noi il volto del Figlio, sente in noi il cuore del Figlio e ascolti la parola che il Figlio disse: Abba, Padre. E il Signore, mostrici il tuo volto, Signore. Questa sera sa che ti rivediamo nel volto dei morti fratelli. E adesso auguriamo a tutti un Santo Natale. Un Natale per le vostre famiglie, per i vostri cari, vicini e lontani. Buon Natale per i sofferenti. Buon Natale per gli indemoniati, i nostri cari indemoniati, che sono tormentati dal maligno, ma che sono cari a Dio e degli altri. Ai tormentati, ai vessati, agli ingannati, ai tentati. Un
buon Natale ai vicini e lontani. Certamente nessuno viene al figlio se non è il padre a condurlo, lo diceva Gesù. Nessuno viene a me se non è il padre a condurlo. E Gesù disse questa parola quando, dopo il discorso sull'Eucaristia, capitolo 6 di Giovanni, tanti lo lasciarono, e rimase con pochissimi, perché questo sermone era duro, e Gesù, vedendo che tanti lo lasciavano, disse queste parole: nessuno viene a me se non è il Padre a condurlo. Chiediamo al Padre di condurci a Cristo, perché se non è il Padre a condurci, nessuno può arrivare al Figlio, come nessuno può arrivare al Padre se non è il Figlio a condurlo. A queste parole Pietro rispose: da chi andremo, Signore? Tu sono le parole di vita eterna. Anche noi questa sera diciamo: da chi andremo, Signore? Il Padre ci ha condotto a te. Da chi andremo? Tu sono le parole di vita eterna. E Gesù disse: restate per me, voi che avete perseverato nelle mie tribolazioni, e io vi condurrò alla casa del Padre. Ecco, nella festa del Natale, ricordiamoci anche di queste belle parole del Signore. Il Natale per noi è festa di gioia, e Gesù con noi, l'Emanuele, quella gioia intima che prorompe dei cuori. Perciò noi vi auguriamo la gioia delle vostre famiglie, la pace, la grazia di Dio, la riconciliazione tra i fratelli, sia la celebrazione di Cristo che è venuto ad adorarci, a fare di tutti un popolo solo. Alleluia. Preghiamo. Da questo sacramento di vita eterna venga a noi il dono della tua pace, o Padre, perché siamo pronti a correre con le lampade accese incontro al tuo figlio che viene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio sorgente di vita, che nella nascita di Cristo tuo Figlio ha inondato di luce questo giorno, allontana da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Amen. Dio che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempie della sua pace e del suo amore. Amen. Dio che mandò gli angeli a recare i pastori il lieto annuncio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, ma continua nella vita, non tramonta mai, è una messa perpetua che viviamo in questo mondo, poi si tramuterà in gioia eterna. Amen.